dicendo Fipronil è aperta nel senso che noi non è che è aperta, abbiamo i risultati e siamo alla fine di una lunghissima ispezione effettuata dal Ministero e da INAS che ha riguardato praticamente tutta la filiera e oggi, come ha dato il generale Lusi, il generale del SET, abbiamo dato insomma i risultati finali che sono sostanzialmente fortunatamente non sorprendenti, ecco, non abbiamo avuto ulteriori sorprese negative e invece stiamo continuando a effettuare i controlli. In realtà nelle ultime settimane si è avviata anche un grosso lavoro con la filiera che hanno a loro volta dato l'allarme, quindi ha fatto autocontrolli diffusi rispetto alla possibile diffusione di queste sostanze, anche se sono per fortuna state in tracce molto molto basse, quindi non pericolose per la salute umana, e questo insomma è un grosso lavoro che abbiamo fatto solo noi a livello europeo, cioè dopo l'allerta abbiamo controllato tutto per essere certi che i prodotti italiani fossero totalmente sicuri e privi di fipronil.